subito fuori di là quello sprecato che hanno seppellito e di portarlo via da quel terreno se vogliamo avere una speranza di salvarci. Signor Paolo Zeder, esistono dei terreni che lui chiamava terreni K, del tutto particolari, che vivono un tempo loro e nei quali è possibile che vi è sepolto il ritorno dall'aldilà. Capisci, dall'aldilà? Questo forse spiega molte cose. Il perché ha voluto essere sepolto da queste parti. Quasi un anno che andava dentro e fuori da quell'ospedale. Quei macellai capaci solo di ammazzare la gente. È la terza donna che troviamo concetta così in 2 anni. Un'infinità di cose strane. Una più strana dell'altra, Alessandra. È inutile che chiami. Te l'hanno isolato, vero? Chi c'è? Ehi, Guido, chi c'è lassù? Ogni notte è così. L'arrivo sul terreno di quella presenza sconosciuta accresce via via la temperatura della zona centrale. Ti ho riconosciuto. Dove ti nascondi? Dove sei? La particolarità di questi terreni sui quali sorgevano tutti gli oracoli dei morti è quella di vivere un non tempo, una non crescita, una non morte. Idealmente un tempo zero, permettendo il ritorno dall'aldilà, il ritorno dalla morte. No!